Saluto a tutti amici di YouTube. Ho acquistato il Paint Regen e adesso andrò a provarlo perché ho graffiato la macchina contro un marciapiede e ho fatto un bel danno. Adesso volevo provare a usare Paint Regen, visto che sull'immagine avevo una macchina tutta graffiata che poi diventa stupenda. Andiamo a vedere se funziona. Vedete, c'è scritto di pulirlo. Premere la confezione sulla superficie finché la spugna della testina non sia totalmente impregnata del prodotto. Applicare quindi direttamente sul graffio, sulla zona rigata, da diverse angolazioni. Attendere 40 secondi e eliminare l'eccesso e residui di liquido con un panno di microfibra pulito e asciutto. Se si vuole, si può applicare la cera per tenere il lavoro, questo è il succo. Allora, andiamo a provare, vediamo. Per iniziare puliamo il graffietto, questo qua è uno piccolo, dopo però quello grande lo puliamo con un panno, loro consigliano in microfibra, ma va bene anche un panno secondo me normale, vedete non è tanto lieve. Ok, andiamo. La superficie deve essere asciutta, andiamo a prendere il prodotto. Vedete, tutta impregnata. Mettiamolo anche su questo qua. Ok, l'abbiamo riempito per bene. Ok, circoliamo, circoliamo. Ok, aspettiamo i nostri 40 secondi. Ok, andiamo a rimuovere il prodotto. Come vedete non è successo niente, forse un pelino qua l'ho diminuito. Riproviamo a ripassarlo, magari siamo stati bravi noi. Allora, sto schiacciando con le mani per vedere, magari non è uscito tutto il pelotto, non si è inzuppata la spugna, ma non è così. Andiamo a riprovare. Allora, rimettiamolo, andiamo a tamponare così siamo sicuri che il pelotto c'è. E lo spalmiamo per bene. Ok. Aspettiamo i 40 secondi. Vi aspetto con voi prima che pensate che ho sbagliato magari la tempistica prima. Come avete visto, un po' l'ha attenuato il graffio, ma proprio leggermente. Il graffio non era così profondo. Loro lo garantiscono su graffi molto più profondi. Vedete, il prodotto c'è sopra. Allora, io andrei a rimuoverlo. Andiamo. Sì, il panno non è microfibra, però. Allora, vedete, qua si vede ancora, ma è un po' attenuato. Come vedete è rimasto il graffio, forse è un pelo meno visibile di prima, ma è rimasto. Andiamo a provare sull'altro graffio, quello più pesante. Allora, come vedete questo graffio è molto più profondo del primo, su cui non ha fatto effetto. Andiamo a pulirlo per bene. Scusate la qualità, ma sono nel box. Allora, puliamo bene la superficie, sentite come gratta comunque. È abbastanza profondo, ma se voi
pulirlo benissimo. Ok. Se voi andaste a guardarlo bene, sopra c'è una macchina che affetta allo stesso modo della mia. Vedete? Ok, dai, andiamo a applicare il prodotto. Anche qui cerco di farlo inzuppare per bene. Aspettate, vediamo se riesco a impegnare la spugna. Ok, andiamo. Sentite come gratta anche la spugna. Quindi il graffio è veramente profondo, anche se c'è scritto per farsi sedere sulla confezione, ha scritto li attenua solo quelli profondi, anche se poi in pubblicità fa vedere tutt'altro. Allora, vedete, il prodotto è bello spalmoso. Ok, mettiamone abbondantemente. Ok, il prodotto è stato messo. Vediamo, aspettiamo 40 secondi, ve li risparmio stavolta. Sono passati 27 secondi e andiamo a togliere tutto. Allora. Beh, un po' attenuato anche qui, secondo me. Certo, qua il graffio è bello tosto. Io andrei a fare un'altra passata, non si sa mai. Riproviamo. Qua sicuramente non li coprirà, visto che è tutto smangiucchiato proprio la plastica. Ok. Vediamo, spalmiamo bene 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 bene. Vediamo cosa succede. Aspettiamo i 40 secondi canonici. Ve li risparmio anche stavolta. Andiamo a rimuoverlo, vediamo. E voilà. Ma qua è sporco. Come vedete, il graffio comunque è rimasto, ma sembra un po' meno corposo. Non ha tolto tantissimo, però qualcosina ha fatto, secondo me. Andiamo a provarlo sull'ultimo graffio, che è molto leggero. Ed eccolo qui, l'ultimo graffio. Vediamo. Questa volta, visto che prima non ci ho pensato, farò il prima e il dopo. Quindi prima dell'applicazione e dopo. Mi metterò una foto. Allora, questo è il prima. Andiamo a spalmarlo. Abbondiamo, abbondiamo. Ok, l'abbiamo applicato, aspettiamo 40 secondi. Ok, ecco, passati 40 secondi andiamo a rimuoverlo. Dappertutto. Ok, e questo è il graffio come adesso. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e se l'avete provato anche voi scrivetemi nei commenti che risultati avete ottenuto. E ricordate, non fidatevi mai delle pubblicità.